un'azienda storica sul territorio spezzino che fa dell'innovazione e della diversificazione dei settori di produzione la sua caratteristica. Euroguarco conta un centinaio di dipendenti e circa 30 milioni di fatturato ed è stata una delle aziende fondatrici del consorzio Tacnomar, che raggruppa le PMI all'interno del distretto ligure delle tecnologie marine. Eurogarco è stata fondata da mio padre nel 1958. E nel tempo è cresciuta parecchio, e ora è tuttora a conduzione familiare perché è gestita da me e da mio fratello. L'azienda oggi ha un centinaio di dipendenti, ha due sedi, una a Spezia ed una in Lombardia, e ha la caratteristica di essere piuttosto poliedrica, cioè di avere diversi settori di mercato, dall'oil and gas, alle guarnizioni e isolazioni industriali e l'interiors ferroviari e navali. Un'azienda storica che ha nella ricerca e nello sviluppo un punto fisso della propria mission. L'innovazione è per noi un punto importante di forza che abbiamo sempre perseguito da molto tempo, portando avanti progetti di ricerca e sviluppo che hanno quasi sempre trovato delle ricadute sul piano della produzione industriale. Perché Euroguarco ha aderito a Tecnomar e quali vantaggi ne ha tratto? Sì, Euroguarco è stata tra le fondatrici di questo consorzio, insieme alla Sitrep di Cristiana Pagni e ad alcune altre società, e ricordo anche il nome dell'ingegnere Vettori, che è stato uno dei promotori. Partecipare a questo consorzio Tecnomar è servito in primis ovviamente a poter entrare a far parte del DLTM, quindi avere accesso a questi progetti di ricerca, programmi di ricerca portati insieme con il DLTM. Però è stato anche uno strumento per fare fronte comune, unire diverse piccole e medie aziende del territorio in modo da poter collaborare e poter, per esempio, partecipare a eventi e portare avanti una strategia comune. Proprio grazie a uno degli ultimi finanziamenti si sta realizzando in questi giorni una nuova linea di produzione innovativa. Uno dei progetti di ricerca si è concretizzato intanto nell'ottenimento di un brevetto per un materiale innovativo, un materiale isolante destinato al settore navale, quindi con le caratteristiche di essere incombustibile. Diversamente da tutti gli altri materiali combustibili che sono a base di fibre minerali, questo materiale nuovo è realizzato con una resina sintetica, quindi esente da fibre minerali, con tutti i vantaggi che questo comporta, e anche molto leggero. È un materiale quindi che sta già trovando interesse in parecchi settori della cantieristica navale italiana e europea. E nei prossimi giorni dovrebbe partire la prima linea produttiva, un impianto pilota. E quindi vi invito a tornare se volete per vedere questo materiale essere prodotto per la prima volta qua da noi. Questo materiale innovativo che usiamo per fare specialmente condotte dell'aria ferroviarie per i treni. È una piuma perché è un composito dove la matrice polimerica è espansa. Quindi è estremamente conveniente utilizzare questo materiale. Tipologia per i treni. Ne stiamo sviluppando una per le navi. Tutto il sistema di assemblaggio della condotta è per collaggio. Non ci sono viti, non ci sono. Quindi molto semplice, molto più stabile nel tempo. Questo è un tram, per esempio, vedi? E questa è la nostra commessa Stadler Kiss. Stade è un grosso produttore europeo con sede specialmente in Svizzera, ma anche in altri paesi. Queste sono la produzione dei plenum. I plenum sono pezzi abbastanza grandi, finito verrà un pezzo così, con l'installazione di alcuni ancora attuatori di alluminio che abbiamo al suo interno. Abbiamo anche delle dime per dare una forma ai nostri pezzi e cercare che comunque rispettino gli standard e misure particolari. E si divide non solo in questi pezzi, ma ci sono anche altre lavorazioni, altri plenum, che sono sempre pezzi abbastanza grandi che poi vanno a interfacciarsi col coro. Quello è un esempio di un plenum. Comunque, i tuoi clienti sono Stadler, poi chi c'è? Noi abbiamo Stadler, Skoda, Skoda, Repubblica Ceca, e poi abbiamo Hitachi, Hitachi UK, per un treno regionale della Inghilterra. e Trantorino. Come vedete è molto molto leggero. Quando era di alluminio pesava 3 volte tanto. Sono auto isolanti, Sì. tecnicamente, dopo prodotto il tipo di materiale,
non c'è neanche bisogno di fare pubblicazione esterna, e veramente stiamo diffondendo a macchia d'olio in tutta Europa. Sì. Questo stesso tipo di condotte le stiamo proponendo in versione incombustibile per il settore navale. Avete difficoltà a trovare persone? Sì. Ok. Che tipo di personale cercate? Ormai tutti, da ingegneri, tecnici, operai.